risorse, cioè, oltre il tema della casa, queste ore facendo i tagli della manovra di bilancio, dai quali emergono che saranno chiesti ulteriori sacrifici anche ai comuni, si parla di un azzeramento del fondo per gli investimenti e anche una compressione delle risorse per la messa in sicurezza di scuole e strade. Beh, io ho visto le prime schede ieri, queste schede mi preoccupano moltissimo. ANCI ha sempre avuto la grande forza di rappresentare una posizione trasversale e unita di tutti i sindaci. Io confido molto che anche questa volta ci sia questa capacità di tutti i sindaci di rispondere a questa scelta che io considero sciagurata. Sciagurata perché quando si taglia sulla spesa corrente, sui servizi e sulle prospettive future, si taglia il futuro delle nostre città. Io credo che ANCI, come è stato ben detto dai nostri rappresentanti che hanno partecipato ai tavoli e alle audizioni in Parlamento, abbia già dato e abbia anche rappresentato in questi anni un'esperienza e una dimostrazione, diciamo, di grande attenzione e di grande positività nel rendere più efficiente la spesa pubblica. Non possiamo chiedere ancora uno sforzo, un sacrificio alle amministrazioni comunali, perché se facciamo questo lo chiediamo direttamente ai bisogni dei cittadini.